Ben trovati ai nostri amici di Che Mare Farai in Puglia. Queste le previsioni per il fine settimana del 25 e 26 luglio. Cominciamo dal sabato. La giornata di sabato sarà caratterizzata da debole copertura nuvolosa, che nel pomeriggio potrebbe portare a locali e deboli precipitazioni sul Gargano e tra le Murge e l'Alto Salento. Le temperature massime rimarranno elevate, intorno ai 34 gradi su tutta la regione. I venti saranno deboli, con direzione prevalente da sud-ovest lungo la costa ionica e in regime di brezza lungo la costa adriatica. I mari pugliesi saranno generalmente calmi e caldi, con una temperatura media alla superficie di 29 gradi. Le correnti marine più intense saranno in vicinanza di un vortice in rotazione oraria nel canale di Otranto e ad un altro vortice anticiclonico meno intenso che persiste al largo del Golfo di Manfredonia. Invece, nel Golfo di Taranto, nella notte tra sabato e domenica, le correnti sentiranno l'influsso del vento proveniente dai rilievi della Calabria Ionica. E passiamo a domenica 26. La giornata di domenica sarà caratterizzata per lo più da bel tempo, con possibilità di precipitazioni localizzate. Le temperature massime in tutta la regione continueranno ad attestarsi su una media di 34 gradi. I venti saranno deboli con provenienza meridionale o occidentale lungo la costa ionica e deboli in regime di brezza lungo la costa adriatica. Anche nella giornata di domenica tutti i mari pugliesi rimarranno generalmente calmi e caldi. Le correnti seguiranno lo stesso andamento osservato per la giornata di sabato. Vediamo infine il profilo verticale di temperatura del mare. Nel Golfo di Manfredonia il profilo verticale di temperatura mostra una diminuzione dai 27 gradi in superficie ai 15 gradi circa sul fondo. Nel canale di Otranto il profilo verticale di temperatura passerà dai 28 gradi in superficie ai 15 gradi in corrispondenza del limite inferiore del termoclino posto a circa 100 metri di profondità. E anche per oggi abbiamo terminato. Vi ricordiamo di scaricare l'app Sea Conditions disponibile sia su Google Play che su Apple Store per rimanere sempre aggiornati sulle condizioni meteomarine dell'intero Mediterraneo. Il team di Che Mare Farà in Puglia e Paola vi augurano un buon fine settimana.